a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo semplicissimo ma carinissimo pullo o maxi maglia che io ho deciso di chiamare Sara. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato della lana mondi a linea rigoletto. È questa cake da 150 grammi che misura 150 metri ed è formato dal 60% cotone, 25% lana vergine merino, 15% microfibra. Il colore che ho usato io è l'833 e per realizzare questo maglioncino, che però come potete vedere mi va largo, è un po' un maxi maglioncino, io ho utilizzato tre di queste cake lavorando con l'uncinetto il numero 5. Voglio farvi vedere altre cake disponibili sempre sul sito, altri colori. Questi sono due colori che io trovo fantastici, questo perché mi ricorda molto un lecca lecca, questo perché mi ricorda molto la menta, quindi veramente un colore molto molto carino. Dicevo, quindi per una taglia S tendente alla M si utilizzano tre cake, per una taglia M tendente alla L 4 cake, per una taglia L va bene 4 cake. Se invece siete una taglia L tendente alla XL, allora vi consiglio 5 cake. In descrizione, come sempre, vi lascio il link al sito dove potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori. Per quanto riguarda questo maglioncino, è semplicissimo, si parte da sotto e si realizza andando a fare due motivi diversi. Uno lo utilizziamo da sotto fino agli scalfi, che è un motivo un po' più forato e sono tre giri che vanno sempre ripetuti, mentre da dopo gli scalfi fino all'altezza delle spalle ho cambiato motivo realizzandolo un altro che invece soltanto si realizza con due giri. È lo stesso motivo che poi ho usato per le maniche, quindi veramente questa volta un maglioncino semplicissimo da fare, adatto a tutte le taglie, adatto a tutte principianti e non, per una cosa molto veloce. Detto ciò, spero che anche questo pull vi piaccia, che desiate realizzarlo, e se è così poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando Venezia, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maxi maglia o maxi pull, io ho deciso di utilizzare il rigoletto. Precisamente utilizzerò questo, che è il colore 833, bellissimo, e vi dico già che lavorerò con l'uncinetto numero 5. Ora, dovendo essere un pull più largo del solito, anche se lavorerò con l'uncinetto numero 5, io monterò 117 catenelle. Qui ho un piccolo campione, però vi dico già che queste 117 catenelle mi permetteranno di avere un totale di larghezza di circa 88 centimetri. Quindi mi raccomando, per chi lo deve fare ancora più, deve fare una taglia più grande, quindi M o L, per una taglia M, visto che la lavorazione andiamo a fare si ottiene su multiplo di 3, di andare a aumentare di almeno 3 motivi, quindi di aumentare di 9 catenelle. Stiamo lavorando comunque con un uncinetto numero 9, quindi 3 catenelle bastano, però se volete ancora più largo andate a aumentare anche di 4 catenelle, mentre per una taglia L andate da, scusate, di 4 motivi. Per una taglia L invece andate a montare anche un 18 catenelle, quindi 6 motivi in più rispetto a me. Naturalmente questo se state lavorando con lo stesso filato e con l'uncinetto il numero 5. Tenete quindi presente che la lavorazione si ottiene su multiplo di 3 e che dovete avere la circonferenza dei vostri fianchi, del seno, quello che avete più grande, e farlo un po' più grande, proprio perché deve essere una maxi maglia, quindi 3 centimetri in più. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro. Come io ho detto, io qui lavorerò su un piccolo campione. Mi alzo con una catenella, rientro dentro la catenella di base e vado a fare una maglia bassa. A questo punto realizzo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Salto 2 catenelle, entro nella terza e ricomincio da capo, andando a fare una maglia bassa. Quindi di nuovo 5 catenelle. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. E devo fare questo per tutto il giro, quindi 5 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella maglia bassa. 5 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza, vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Per chiudere il primo giro vado a fare in questa maniera: 2 catenelle, prendo il filo, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta.
Questo mi permetterà di evitare di dover fare le maglie bassissime e quindi di avere poi quel brutto effetto che si vede la striscia diagonale quando si lavora. Detto ciò, andiamo a fare il nostro secondo giro. Mi entro dentro l'archetto e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle 1 2 vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. Se volete potete entrare direttamente nella terza catenella, io invece preferisco lavorare in questa maniera. Quindi 2 catenelle, vado nell'archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. E ancora 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Sto per terminare il giro, prendo il filo, vado direttamente nella prima maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il mio secondo giro. Terzo e ultimo giro, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entro dentro di nuovo nell'archetto e vado a fare un'altra maglia alta e poi andiamo a lavorare una maglia alta sopra la maglia bassa e di nuovo 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle e dobbiamo fare questo per tutto il giro, quindi maglia alta dove abbiamo la maglia bassa, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, maglia alta dove abbiamo la maglia bassa, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle e appunto come vi ho detto si continua così per tutto il terzo e ultimo giro, dopo si ricomincerà dal primo e naturalmente vi farò vedere come andare a lavorare, quindi 2 maglie alte, una maglia alta sopra la maglia bassa, 2 maglie alte, una maglia alta sopra la maglia bassa. Quindi sto terminando il giro, entro nella terza catenella che collega la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Quindi questi sono i tre giri che dobbiamo sempre ripetere. Vi faccio rivedere un attimo il primo giro. O vi alzate con una catenella o rientrate subito dentro e andate a fare una maglia bassa. 5 catenelle. Saltiamo 2 maglie di base, entriamo nella terza e andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle. Saltiamo 2 maglie, entriamo nella terza e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi questo è i tre giri che dobbiamo sempre ripetere. Vi ricordo che io ho montato 117 catenelle, che sto lavorando con un 100 e un numero 5 e che la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 3. Adesso continueremo a lavorare questi tre giri fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, poi vi farò vedere come mettere i marcatori, come dividere e come continuare la lavorazione della nostra maxi maglia. Allora, sono arrivata a mettere i marcatori, io ho ripetuto i miei tre giri per 12 volte e poi ho ripetuto i primi due giri, quindi ripeto, ho ripetuto i tre giri per 12 volte e poi sono andata a ripetere i miei primi due giri. A questo punto sono andata a contarmi i miei archetti piccoli e ne ho un totale di 39, quindi ne ho messi 19 dietro e 20 avanti. Ricordatevi sempre che quel motivo in più che avete va sul davanti, perché sul davanti abbiamo la maglia che tira per via del seno e quindi è giusto andare a mettere quel motivo che abbiamo in più, quindi quel motivo dispari sul davanti. Adesso sembra pari avanti perché 19 19 più 1 è 20 e quindi sono andata a mettere il marcatore dove ho la maglia bassa, dove ho l'ultimo archetto sul davanti e il primo archetto dietro. Stessa cosa da quest'altro lato. Ho messo il marcatore dove ho la maglia bassa, dove ho del mio primo archetto sul davanti e dopo l'ultimo archetto sul dietro. A questo punto possiamo andare a fare quindi la nostra lavorazione, non più in giri di ritondo, ma in giri di andata e ritorno. E quindi andiamo sempre a realizzare le nostre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo dentro e andiamo a fare un'altra maglia alta.
E procediamo andando a fare una maglia alta dove abbiamo la maglia bassa, due maglie alte nell'archetto di 2 catenelle. Quindi la lavorazione adesso procede normalmente, vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi il successivo. Vi ricordo che questo per me è il terzo giro, quindi dopo vi farò rivedere come fare il primo giro. Quindi sto terminando il primo giro, vado nell'ultimo archetto e vado a fare le ultime due maglie alte. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia e ricomincio da capo, andando nella successiva e facendo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, vado nella successiva e realizzo una maglia alta. Continuo così quindi per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il nostro di nuovo il nostro primo giro con una base diversa. Quindi sto per terminare anche il mio secondo giro, quindi ho fatto l'ultima catenella, salto la penultima maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. E adesso si ricomincia dal primo giro, quindi di nuovo andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella, maglia alta nella maglia alta, maglia alta nell'archetto di una catenella. Quindi questi sono i due giri che continueremo a fare fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Una volta fatto ciò, vi farò vedere poi come sono andata a cucire e come andare a fare le nostre maniche. Quindi andiamo qui al sotto, perché qui ho la cucitura, qui inizio sotto e andiamo a fare il nostro giro di maglie alte. Mi raccomando, quando andate a fare il giro di maglie alte, alla fine vi dovete trovare con un numero pari di maglie alte, perché altrimenti non vi esce il secondo giro. Quindi vado dove ho la maglia bassa qui, che avevo lasciato libera perché avevo il mio marcatore, mi vado ad agganciare con l'uncinetto. E io continuerò a lavorare con l'uncinetto il numero 5, ma se voi volete stringere un po', andate a lavorare con un 4 e mezzo e andiamo a fare quindi le nostre 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Vado a fare una maglia alta qui dove ho l'archetto e poi una maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale, una maglia alta nel forellino. Allora, io voglio che la mia manica sia larga, quindi per questo sto andando a lavorare in questa maniera. Se non volete che la manica venga troppo larga, mi raccomando, ogni tanto saltate di lavorare qui dove abbiamo il forellino piccolo, quindi magari andate direttamente nella maglia alta successiva, se non volete la manica troppo larga. Quindi potete optare anche in questa maniera. L'importante è che quando andate a chiudere il giro, contiate le vostre maglie alte e vi troviate con un numero pari. Quindi io continuo a lavorare il primo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il secondo. E poi andremo a ripetere questi due giri fino alla lunghezza desiderata della nostra manica. Io farò della mani una manica lunga, quindi alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro. Quindi sto terminando il primo giro, ho fatto l'ultima maglia alta, vado dove ho la maglia, la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e quindi possiamo iniziare a fare il nostro secondo giro. 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Quindi si lavora normalmente per tutto il giro. Mi raccomando, per terminare il giro avrete l'ultima maglia alta qui, catenella di separazione, si entra nella terza catenella e si va a fare una maglia bassissima e poi si ricomincia facendo appunto le nostre maglie alte. Quindi adesso continuerò la lavorazione e alla fine vi dirò appunto quante volte ho ripetuto i due giri. Ho terminato la mia manica, ho ripetuto i due giri per 19 volte, adesso andrò a fare anche l'altra manica, vedete mi è venuta bella larga perché appunto come ho detto volevo appunto una maglia con le maniche larghe, adesso andrò a fare anche la seconda manica e poi deciderò se fare anche alzare un po' il collo, sono ancora un po' indecisa, ve lo farò sapere, però nel frattempo appunto vado a fare l'altra manica.